Fisica no problem, esercizio numero 37, pagina 33. Leggiamo il testo. Si ha questo circuito con l'interruttore che inizialmente viene posizionato in B, poi in A. Le due resistenze valgono 16 ohm e 8 ohm, la FEM vale 20 volt e l'induttanza 1,5 Henry. Il problema dice che l'interruttore viene portato in B, quindi lo facciamo all'istante T uguale a 0. Da quel momento inizia a scorrere la corrente e la si lascia scorrere per un tempo pari alla costante tempo tau del circuito. Dopodiché l'interruttore viene spostato in posizione A, escludendo così il generatore e quindi la corrente, non essendoci più il generatore, andrà a morire. Si riporta al valore 0. Le domande sono l'energia immagazzinata nell'induttanza durante la prima fase. Sempre nella prima fase l'energia dissipata da R1 e l'energia complessiva dissipata dalle due resistenze nella seconda fase, quindi con l'interruttore in A. Cominciamo ragionando in generale su quello che accade. All'inizio la corrente è 0 perché l'interruttore non è chiuso da nessuna parte, all'istante T uguale a 0 si chiude l'interruttore, si inserisce il generatore e inizia a passare la corrente. La corrente sale dal valore 0 in salita esponenziale all'interno di questo circuito che è un circuito RL con il generatore. Se non ci fosse il solenoide, la corrente elettrica salirebbe improvvisamente al valore F su R1. F su R1 si trova con la prima legge di Ohm applicata a questa maglia. Ma siccome c'è il solenoide, la corrente salirà appunto in modo più dolcemente, quindi con una salita esponenziale. La costante tempo di questa salita è data da L su R1, tau uguale L su R1. Dopo la calcoleremo attraverso i dati forniti, quindi L 1,5 Henry diviso 16 ohm e vedremo che farà intorno a 94 millisecondi. È la costante tempo, quindi la durata tipica della salita della corrente, salita esponenziale. Facciamo anche l'analisi energetica, cioè analizziamo le trasformazioni di energia. Il generatore è l'elemento attivo del circuito, fornisce energia elettrica, in parte questa energia elettrica viene accumulata nel campo magnetico che si va rinforzando all'interno del solenoide e la restante parte invece dell'energia elettrica fornita dal generatore va a dissiparsi nella resistenza per effetto Joule. Quindi è come la favola o il proverbio della formica e della cicala. La formica è l'induttore, il solenoide, che accumula e fa le provviste, accumula questa energia che riceve, mentre invece la resistenza è la cicala che la dissipa e la spreca, in quanto poi l'energia dissipata in forma di calore nell'ambiente non sarà più utilizzabile, mentre invece quella immagazzinata all'interno del solenoide sarà immagazzinabile. Ora, la ripartizione di questa energia elettrica non è detto e non sarà 50% all'induttanza e 50% alla resistenza. Anzi, questa ripartizione sarà variabile nel tempo. Infatti vedremo che all'inizio, quando la corrente è vicina a zero, quindi sarà un valore di corrente molto basso, quasi tutta l'energia fornita dal generatore nei primi istanti andrà a formare il campo elettrico dentro al solenoide, quindi quasi tutta l'energia del generatore verrà data all'induttanza e soltanto una piccola parte verrà dissipata in calore nella resistenza elettrica. Invece, man mano che passa il tempo, la corrente elettrica diventa sempre più intensa e sempre più sarà l'energia dissipata dalla resistenza e quindi la suddivisione dell'energia fornita dal generatore sarà invece più sbilanciata a favore della resistenza e meno del solenoide. Quindi nei primi istanti il solenoide prende una maggiore percentuale di energia rispetto alla resistenza, invece verso la fine del processo di aumento di corrente sarà la resistenza a ricevere più energia rispetto all'induttanza. Dopo formalizzeremo tutti questi ragionamenti con le formule e faremo i calcoli. Ora vediamo che succede quando dopo 94 millisecondi, praticamente, l'interruttore viene spostato da B ad A. Viene escluso il generatore e quindi la corrente andrà a scorrere
in questo circuito, che è ancora un circuito RL, però stavolta senza il generatore, e con un'altra differenza, che la resistenza non è più soltanto 16 ohm come era all'inizio, ma invece adesso diventa di 24 ohm, 16 più 8. Ora che non c'è più il generatore, sarà il solenoide a fungere da generatore temporaneo per un breve intervallo di tempo, e utilizzerà l'energia che ha accumulato fino a quel momento e la distribuirà alle due resistenze, che la dissiperanno per effetto Joule. Quindi ecco che nella seconda fase di questo problema la formica metterà a disposizione le sue provviste a disposizione delle due cicale R1 e R2. La corrente anche nella seconda fase continuerà a girare in senso orario. Infatti, ragioniamo dal punto di vista del solenoide. Nella prima fase il solenoide viene attraversato da una corrente in senso orario, quindi verso sinistra nel solenoide, e il solenoide si opponeva a questo aumento di corrente facendo una FEM verso destra. Ma quando invece l'interruttore verrà spostato in A, allora il solenoide sperimenterà una diminuzione di corrente, perché il generatore è venuto a mancare e quindi la corrente vorrebbe portarsi improvvisamente a zero, non essendoci più il generatore che la spinge. Quindi questa corrente che andava verso sinistra tende bruscamente a diminuire fino a zero. Allora il solenoide, opponendosi alle variazioni della corrente che l'attraversa, stavolta farà una FEM verso sinistra, cioè cercherà di sostenere il passaggio di corrente, cioè cercherà di non far morire la corrente. Quindi continuerà a spingere la corrente verso sinistra, corrente che invece che è in diminuzione. E quindi il solenoide continuerà a spingere la corrente sempre in senso orario, quindi in senso orario come era nella prima fase. Ora che abbiamo finito l'analisi concettuale, generica, teorica, andiamo a fare i calcoli, i grafici, e andiamo a vedere tutte le formule e i valori numerici. Questa è la prima fase, la corrente che gira in senso orario, con l'interruttore in B e non in A. La corrente sale con salita esponenziale data da questa formula che già conosciamo, dove la costante tempo T tau 1, la chiamiamo tau 1 perché riguarda la prima fase, vedremo che la costante tempo nella seconda fase sarà diversa. Questa costante tempo, come abbiamo detto prima, si calcola L su R1, quindi 1,5 Henry diviso 16 ohm, e fa circa 94 millisecondi. Vediamo anche le unità di misura. Henry su ohm, Henry è Joule su ampere quadrato, Joule lo scriviamo coulomb volt, ampere quadrato lo scriviamo ampere ampere, in quanto ampere ohm è la legge di ohm, e fa volt perché sarebbe volt uguale R per I. Ampere ohm fa volt, ecco perché si semplifica con il volt che sta sopra. Quindi rimane il coulomb, e al posto dell'ampere sopravvissuto scriviamo coulomb al secondo. Coulomb si semplifica, secondo torna al numeratore, ecco questo secondo che troviamo qui. Ricordiamo anche che la costante tempo è quell'istante di tempo in cui la salita esponenziale della corrente si porta a circa il 63% del valore massimo. Valore massimo asintotico che si chiama I0 e vale F su R1, come abbiamo detto prima. Mettiamo i valori: F su R1, 20 volt su 16 ohm, e fa 1,25 ampere, è questo valore asintotico qua che verrebbe raggiunto in un tempo infinito. Noi non permettiamo alla corrente di raggiungere il valore asintotico perché interrompiamo la fase di aumento della corrente dopo circa 94 millisecondi, quindi tau 1. E in quell'istante la corrente elettrica è arrivata a circa il 63% di 1,25 ampere. Questo è il calcolo per vedere a quale valore di corrente siamo arrivati in quell'istante. Andiamo a sostituire all'istante generico T di questa funzione, andiamo a sostituire il valore 93,75 millisecondi, e sostituiamo tutti i valori, e quindi troviamo I0 1,25 ampere, questo valore qua, per 1 meno 1 su E. Infatti, quando andiamo a sostituire T uguale a tau 1, qui troviamo E alla meno 1, quindi 1 su E, e il fattore 1 meno 1 su E fa proprio circa 0,63, è il famoso 63%. Quindi il 63% circa di 1,25 ampere, cioè del valore massimo, fa
0,790 A, che è questo valore qui, quindi la corrente è salita a 0,79 A. La domanda del problema era quant'è l'energia magnetica che è stata immagazzinata all'interno del solenoide. Sappiamo che la formula è questa, e da questa formula vediamo che l'energia accumulata nel solenoide cresce nel tempo. Infatti all'inizio la corrente è poca e l'energia nel solenoide quindi è poca, ma crescendo nel tempo il valore della corrente elettrica, cresce questo valore di I e quindi cresce l'energia immagazzinata nel solenoide. Quindi più passa il tempo, più cresce la corrente, più energia immagazzina il solenoide. Per sapere quanta energia il solenoide ha immagazzinato in questa prima fase, dobbiamo sostituire l'istante tau 1, cioè dobbiamo calcolare quanta energia ha accumulato il solenoide fino a questo istante. Quindi utilizziamo la formula 1/2 L 1,5 Henry e al posto della corrente mettiamo il valore che ha raggiunto la corrente, quindi questi 790 mA. E mettiamo questi 790 mA al posto della corrente, quindi al quadrato, e otteniamo 468 mJ. Quindi questa è l'energia accumulata all'interno del solenoide in questi 94 millisecondi. L'unità di misura che viene joule è immediato, perché Henry è joule su ampere quadrato, quindi joule su ampere quadrato per ampere quadrato rimane semplicemente joule. Qui c'è l'equazione del bilancio di energia, quello che abbiamo detto prima, cioè in ogni istante della prima fase, quindi fino a T1, il generatore fornisce energia che va in parte al solenoide e in parte viene dissipata per effetto Joule nella resistenza R1. Quindi questa formula è la conservazione dell'energia. Tanta energia fornisce il generatore e altrettanta ne immagazzina il solenoide più quella dissipata per effetto Joule nella resistenza. A questo punto c'era la domanda che diceva: nella prima fase quant'è l'energia dissipata per effetto Joule dalla resistenza R1? La possiamo calcolare se noi conosciamo quanta energia ha distribuito il generatore in quei 94 millisecondi. E vedremo tra poco che l'energia distribuita dal generatore è 862 millijoule. Quindi di questi 862 millijoule, 468 sono stati accumulati nel solenoide, il resto, che troviamo con la formula inversa, quindi 394 millijoule, la differenza tra questi due, è stata l'energia dissipata dalla resistenza. Il calcolo per trovare questa energia distribuita dal generatore, questi 862 millijoule, è un calcolo integrale abbastanza complesso per gli studenti che ancora non hanno iniziato gli integrali, e quindi invece di guardare tutti i passaggi matematici guardiamo soltanto l'impostazione iniziale. Noi conosciamo la potenza che viene erogata dal generatore, sappiamo che la potenza, quindi quanta energia al secondo viene erogata, è data dal prodotto F per I, la FEM per la corrente elettrica. Ora la FEM è costante, sono 20 volt in tutto il problema, mentre invece la corrente elettrica, come abbiamo visto nel grafico di prima, è variabile secondo questa legge matematica, I0, 1-E alla meno T su T1. Quindi questa qui è la corrente elettrica. Allora noi dobbiamo prendere la potenza e poi sommare tutti i contributi di energia che ogni frazione di secondo il generatore fornisce. E poi la somma di tutti questi contributi di energia è l'integrale. Senza entrare in altri dettagli, prendiamo per buono questo risultato, 862 millijoule. Ora passiamo alla seconda fase del problema, quando l'interruttore da B viene spostato in A. Come abbiamo detto prima, il circuito diventa un altro circuito RL senza generatore e con una resistenza complessiva di 16+8, 24 ohm. Come abbiamo detto prima, la corrente continua a scorrere in senso orario perché il solenoide si oppone alla drastica diminuzione di questa corrente, drastica diminuzione causata dalla mancanza del generatore, e quindi continua a spingere la corrente elettrica in senso orario.
però questa corrente elettrica piano piano, anzi rapidamente, si smorza. Quindi questa è la fase 1, e poi la fase 2 vede uno smorzamento fino a zero della corrente elettrica. Il fatto che sia la fase 1 che la fase 2, in tutte e due le fasi, il grafico della corrente sia sopra l'asse orizzontale, vuol dire che è una corrente che ha lo stesso segno sia in fase 1 che in fase 2. Se la corrente avesse avuto il segno negativo, cioè in fase 2 girasse invece che in senso orario come in fase 1, girasse in senso antiorario, il grafico avrebbe avuto questo tratto ribaltato sotto l'asse orizzontale. Quindi il fatto che invece i due tratti di corrente nelle due fasi sono sopra l'asse orizzontale vuol dire che hanno lo stesso segno, sono due correnti entrambe positive, e quindi la corrente non cambia mai il verso di percorrenza orario e orario anche nella seconda fase. La formula, la legge oraria che descrive l'andamento nel tempo di questa corrente che diminuisce, è l'esponenziale decrescente a partire dal valore che aveva raggiunto prima. Quindi qui non c'è I0 come valore, ma c'è 0,790 A. Poi c'è la fase di esponenziale decrescente, che avviene con una costante tempo diversa dalla tau 1 di prima, che era circa 94 millisecondi. Infatti adesso la nuova costante tempo va calcolata tenendo conto che le resistenze sono due, quindi L su R1 più R2, e questo calcolo dà 62,5 millisecondi. Quindi vediamo una costante tempo minore di prima. Dunque la salita della corrente è più lenta, la discesa è più rapida, come si vede anche da questo grafico, si vede che è più schiacciato. Per poter scrivere questa formula dell'esponenziale decrescente io ho immaginato di riazzerare il tempo, cioè il cronometro lo faccio ripartire dal valore 0 nel momento in cui nella seconda fase sposto l'interruttore da B ad A. Il fatto che questa costante tempo sia più breve della precedente si capisce anche perché adesso il solenoide funge temporaneamente da generatore e però deve alimentare due resistenze, mentre prima c'era soltanto una resistenza che dissipava energia elettrica. Quindi adesso la dissipazione di energia elettrica è maggiore, e quindi questo solenoide che si comporta da generatore in qualche modo dura di meno, perché deve sopperire a una maggiore dissipazione per effetto Joule. Anche nella fase 2 scriviamo le trasformazioni di energia che abbiamo appena detto, cioè tutta l'energia che era stata accumulata all'interno del solenoide, quindi UL, sarebbero quei 468 millijoule, vengono poi ceduti dal solenoide alle due resistenze, quindi UR1 più UR2, che le dissipano in calore, cioè in energia termica. Quindi l'energia accumulata si dissipa nelle due resistenze. L'ultima domanda del problema infatti era: quanta energia dissipano nella seconda fase le due resistenze? Dissipano tanta energia quanta ne aveva accumulata il solenoide, cioè dissipano 468 millijoule di energia.